Ritorna dopo la grande partecipazione del 22 giugno scorso la seconda parte di Colora la vita Random Edition, l'evento dedicato ai colori, al divertimento, ma con un occhio di riguardo al tema della donazione di sangue e di plasma. Domenica 10 settembre, con ritrovo alle ore 16 e inizio alle ore 17, al parco di Via Monfalcone, nel quartiere di Centinarola, l'Avis Fano invita tutti i ragazzi, le famiglie e i fanesi a partecipare alla camminata solidale tra mille colori. Iscrizioni aperte, ma sarà possibile registrarsi anche sul posto. La novità di questa edizione è che cambiamo location, perché grazie alla collaborazione con Viviamo Centinarola ci sposteremo al parco del quartiere Centinarola e quindi tutto l'evento si svolgerà all'interno di questa struttura all'aperto. L'evento ovviamente è aperto a tutti, quindi dai 0 ai 90 anni. Per acquistare i biglietti potete recarvi in sede a Visfano in via San Francisco 53, dove ci saranno sia al mattino che al pomeriggio, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, dei nostri volontari che vi daranno anche tutte le informazioni riguardo a questa edizione. Il costo del biglietto è di 10 euro, dove riceverete anche il kit, e il ridotto è 5 euro per chi già possiede il kit della Random Edition, dove dove acquisterete solo le bustine di colore, mentre invece per i bambini al di sotto dei 5 anni è gratuito. In questa edizione abbiamo pensato anche di condividere una merenda tutti insieme, e quindi vi ricordiamo di portare con voi delle coperte e del cibo, perché alla fine della corsa ci sarà anche un picnic. Ovviamente non mancheranno musica, animazione, grazie alla collaborazione con i DJ e anche con il CSI, che si occuperà appunto di tutta la parte sportiva. E la cosa importante è che Colora la vita nasce proprio per promuovere la donazione di sangue, di plasma, ma anche di organi e del midollo osseo, ma soprattutto è per fare del bene. E quindi in questa edizione abbiamo deciso di devolvere il ricavato alla struttura Casa Serena di Bellocchi per portare colore nella vita delle ragazze che ospitano. E tra l'altro nella precedente abbiamo avuto la fortuna e l'opportunità di avere con noi alcune delle loro ragazze che si sono molto divertite, quindi l'invito è di partecipare numerosi, perché appunto grazie al vostro aiuto noi potremo sostenere i progetti di questa struttura. Grazie anche a questi eventi, al dialogo con i ragazzi e ai momenti di sensibilizzazione, sono aumentati i numeri di donazioni. Nel 2023 sono state 2.813 le trasfusioni, di cui 1.837 di sangue intero e 986 di plasma.